Ah, una partita rilassante, rilassante. Ah, quando sono belle queste partite che ti rilassi, si rilassi. Da quanto tempo non vedevo una partita dell'Inter dopo il post-Covid che abbiamo sofferto come cani sia col Sassuolo, con il Parma. Siamo tornati, ragazzi, alla vittoria, ma vittoria veramente strameritata. Un calcio proprio da champagne, un calcio da champagne. Ma che ve lo dica a fare? Ma che ve lo dica a fare? Una partita stupenda, se giocassimo così sempre. E chi in ce piglia? No. Allora ragazzi, buonasera a tutti, eccomi qui tornati subito, ho visto la partita subito questa sera. Dopo il post partita di Inter Brescia, che devo dire? Che devo dire? Allora, partiamo dal presupposto che ho mangiato a pancia sicura, dico pancia sicura perché quando l'Inter gioca male, la mia pancia non è sicura perché è agitata. Questa sera mi sono gustato la mia cena con questa Inter bella che giocava tutta lei, tutta. Ah. Diciamo che c'è stato l'inizio, il primo brivido di Donnarumma, che poi Handanovic, davanti a Handanovic, ma poi da lì dominio, abbiamo avuto dominio. Dominio splendido, il gol di Ashley Young, bellissimo. Dopo l'errore che aveva fatto, si è ripagato con questo bellissimo gol, veramente che piaciuto, piaciuto veramente. Che devo dire, ragazzi? Una partita che non doveva essere vinta, ovviamente, in questo doveva essere vinta. Ma in questo modo li abbiamo surclassati. Poi quei gol, io già al primo tempo vederli 3-0, non ci sono commenti. Tutti in campo sono stati tutti bravi, a parte un po' Lautaro Martinez che sta ancora un po', però stasera ci ha provato, e anche se l'ha mangiati, cose l'ha mangiati, però. Però, tutti bravi, tutti, veramente ha segnato D'Ambrosio, ha segnato Sanchez nel rigore che ha fatto, ha rincorso, si è fermato, angolino, bello. Dopo, colpo di testa di D'Ambrosio, vabbè, D'Ambrosino il gol l'ha sempre fatto, arriva il secondo tempo, che noi già stavamo 3-0, mi arriva un altro gol che, se non sbaglio, è di Roberto Gagliardini, che io non volevo nominarlo. Non volevo nominarlo più perché mi sta qua. Però stasera ha fatto il gol giusto per dire, ma guarda, ci sono anche io, ho fatto anche io la mia prestazione. E devo dire la verità, ha fatto una buona prestazione anche lui questa sera. Poi ha segnato Christian Eriksen, il gol te lo fa sempre anche lui, e alla fine te l'ha fatto Antonio Candreva. Cioè, alla fine, che commenti a fare? Sono partite che tu queste le devi vincere. Abbiamo trovato un Brescia che mi aspettavo, un Brescia che lottava di più, perché il Brescia, ragazzi, lotta per la retrocessione e non penso che ce la farà. Io voglio aprire un attimo una piccola parentesi, che vedendo la partita di Genoa-Juventus, io comunque il Genoa l'ho visto il primo tempo un po'. Dopo il gol ha preso, diciamo che dopo il gol che ha fatto, ha preso un po' di coraggio. Però ragazzi, diciamo sempre una cosa: tutte le partite sono difficili. Che squadre siano, tutte le partite sono difficili. Ricordatevelo sempre, ricordatelo sempre.
specialmente per chi lotta per la zona retrocessione, per chi lotta in un posto in Europa, per chi lotta per lo scudetto, quindi sono tutte difficili. Bene, tutti bravi, tutti bravi, tutti bravi, veramente. Se giocassimo sempre così, non avessimo problemi, non avessimo problemi. Credo che Conte la strigliata col Parma gliel'ha fatta bella e buona. Infatti ho visto Conte che beveva la bottiglietta d'acqua così, stava rilassato, sai. Sono queste le partite che devi vincere. Adesso c'è il Bologna. Il Bologna, sapete, è più forte del Brescia. Quindi noi siamo favorevoli, dobbiamo vincere la sta partita. Noi d'ora in poi. E adesso, io nello scorso video cosa ho detto? Non voglio più prestazioni del genere come il Parma. Voglio queste prestazioni come questa sera. Voglio queste qua, queste prestazioni vanno fatte tutte le partite, in tutte le partite. Quindi io d'ora in poi pretendo queste tipo di prestazioni. Perché comunque le partite le devi vincere tutte. Io le pretendo che le devi vincere tutte. Tutte, non deve sbagliare, Conte non deve sbagliare, e neanche la squadra. Allora, il Bologna sta in una zona tranquilla di classifica, ma comunque dirà la sua. Quindi stiamo attenti, perché comunque dobbiamo vincere contro il Bologna, raga. Stiamo attenti. Il prossimo calendario è bello, è bello. Se non sbaglio c'è. La prossima partita che mi interessa, a parte Inter Bologna, è proprio il Milan che va a giocare con la Lazio. Cari cugini, cari acerrimi nemici, cari cugini, state attenti a questa Lazio. State attenti a questa Lazio, mi raccomando. Comunque, tornando a noi, prestazione buona, buona. Eccellente da champagne. Ho visto Sandro Tonali che ha fatto la sua solita buona prestazione rispetto agli altri. Di noi Handanovic non si è impegnato, la difesa non si è impegnata ma ha giocato stupendamente. Moses perfetto, Moses è anche un altro che si deve riscattare. Fa certi assist assurdi. Alexis Sanchez, ecco qua! Alexis Sanchez, io l'ho detto anche nella scorsa partita, bisogna riscattarlo! Gioca fino alla fine della stagione, è arrivata l'ufficialità oggi, ma bisogna giocare con lui tutte queste partite. Cioè, ragazzi, ha fatto una prestazione bellissima, ottima! Prendevi il pallone, andava avanti e indietro. Pure qua sullo 4-0, pure quando la partita lui prendevi i palloni e li portava avanti. Cioè, prendeva tutto. È assurdo, due assist, un gol. Cioè, il Nino Meraviglia ha fatto un partitone. Deve giocare sempre. Niente contro Lautaro. Lautaro vorrei che tornasse il toro. Vorrei che il toro tornasse a segnare. Fammela questa gioia, toro. Toro, questa fammela. Che devi fare così. Devi fare così. Ah, speriamo bene. Comunque, Alexis Sanchez è da riscattare. Prestazione ottima. Si sono riposati parecchi. Molti giocatori che giustamente Conte deve fare un po' di giro di formazione. L'ha fatto riposare abbastanza, ha fatto riposare Lukaku, ha fatto riposare Brozovic che era in panchina, ha fatto riposare Eriksen che poi dopo è entrato nel secondo tempo, Lukaku che è entrato nel secondo tempo, cioè diciamo tutti quei giocatori che ha fatto bene a levare De Vrij che comunque era già preso il giallo, detto fammelo levare che è meglio, bravo Conte, veramente Conte è stato una mente lucida, i cambi sono sempre stati mai messo in discussione, cambi azzeccati. E che devo dire? Che devo dire? Bravi, bravi, così, tutti bravi, tutti. Cioè, hanno segnato difensori, centrocampisti, ha segnato pure Sanchez. Oh, bello! Cioè, dopo l'ottimismo che abbiamo preso a Kimi, ci voleva anche una bella vittoria. Siamo vicini anche per Tonali. Ci sarà anche un colpo a sinistra e un colpo in difesa. Quindi l'Inter
vuole essere competitiva in tutte le competizioni e l'anno prossimo, non dico quest'anno, quest'anno vediamo come va. Ce ne mancano 10 partite, so chiude 30 punti, vediamo che facciamo. Ma l'anno prossimo voglio lo scudetto. Sì, parola magica è grossa. Io lo so, io da quante volte l'ho detto, ragazzi, lo scudetto quest'anno ancora non è cosa, ancora non è cosa, e l'ho sempre detto, ancora non è cosa. Se poi quest'anno a culo cominciamo, vabbè, mi spoglio, cioè faccio così, mi spoglio e festeggio. Però l'anno prossimo voglio lo scudetto, lo voglio, lo so, 10 anni, so 10 anni, andiamo a festeggiare. Io adesso mi vedo le altre partite e chi si è visto, si è visto. Buonasera a tutti, iscrizione al canale, sono contentissimo, il morale è alle stelle e che devo dire? Forza Inter sempre e nella gioia e nel dolore io all'Inter ho giurato amore, sempre e comunque amala.